Ciao, mi chiamo Andrea Cioffi, sto indegnamente al Senato, indegnamente perché se perdiamo l'ironia nei confronti di noi stessi vuol dire che abbiamo già fallito, quindi dobbiamo sempre misurarci. Mi ricordo che quando ero piccolo mio padre diceva gira col metro, ogni tanto tiralo fuori e misurati, vedi quanto sei alto e ti tieni sempre al livello giusto. Non si sente? No. Così si sente. Va bene, vi volevo raccontare che cosa è successo stamattina. Sono stato a Confindustria, a Salerno, perché si parlava di porti. Perché Lupi, il ministro, vuole creare dei distretti portuali, vuole accorpare le autorità portuali. Poi hanno fatto un bel convegno, ci stavano dei deputati del PD, ci stavo io, ci stava Pisano, e parlavano di questa riforma. La cosa bella è che parlavano di questa cosa, di questo fatto di accorpare le autorità portuali, ma il testo non c'è. Parlavano del nulla, parlavano di ipotesi, parlavano di pensiero. E questo succede spesso. Si fanno i convegni, ci si riunisce, si dice no, noi siamo contro l'accorpamento, funziona una chiavica, siamo contro l'accorpamento delle autorità portuali, ma non c'è il testo. Sapete che non c'è neanche il testo della riforma del Senato? Non c'è, al Senato non è arrivato. Stiamo parlando della riforma del Senato, della riforma del titolo quinto, ma il testo ufficialmente non c'è. Bello, no, perché sentiamo sempre parlare, si fa la riforma, ma il testo c'è? No. Questo è interessante, no? Perché parlano, dicono molte cose, no? Facciamo. Ci mancano le carte, sono chiacchiere, è fumo, sono cortine fumogene. Questo succede spesso. Succede spesso, questo è un dramma costante, continuo, col quale ci dobbiamo confrontare. Questi signori spesso parlano senza sapere di cosa parlano, ma veramente succede questo. È successo tante volte, ho raccontato qualche volta che è successo sul problema di dissesto idrogeologico. Abbiamo fatto una mozione, l'abbiamo portata in Senato, c'era una mozione del PD, molto bella, diceva a un certo punto tutte le fabbricate che sono in area a rischio gli facciamo una bella assicurazione. Quando partiamo con l'assicurazione obbligatoria sugli edifici in area a rischio idraulico, è facile passare all'assicurazione obbligatoria sugli edifici in area a rischio sismico. Quindi, siccome l'Italia è tutta sismica, facciamo una bella assicurazione a tutti i fabbricati d'Italia. A chi facciamo bene? È semplice. Abbiamo provato a fargli delle controproposte. Il governo era presente e ha detto la mozione del 5 Stelle ci piace, noi diamo parere favorevole. Ebbene, PD e PDL, una volta c'era il PDL, ma non c'è più. No, c'è ancora da qualche parte, forse nella ciotola di Dudu, tanto per fare una battuta. Ma insomma, se PD e PDL hanno votato contro, anche col parere favorevole del governo. Questo è interessante. Allora, se il governo vi dà parere favorevole e voi votate contro, allora siete contro noi. Non è che siamo noi contro voi, siete voi che siete contro noi. Ma questo è evidente, è l'evidenza sperimentale che succede sempre. Parliamo di Europa. Ci sono tante cose interessanti sull'Europa. Per esempio, il bilancio comunitario. Il 45% del bilancio comunitario è sulla PAC, che sarebbe la politica agricola comunitaria. Quindi grandissima parte dei soldi li spendiamo per la politica agricola. Vi faccio un esempio. L'Unione Europea ci ha detto che dobbiamo aumentare la quantità di succo d'arancia nelle bibite tipo Fanta, quella roba lì, no? Adesso è al 12%, deve essere portata al 20%. Beh, tutti saremmo portati a pensare che è una cosa giusta, è una cosa buona, vendiamo il tiro di succo d'arancia. Qual è la conseguenza di questa cosa? Che la fabbrica che sta in Sicilia e produce la Fanta, fino adesso comprava le arance in Sicilia, no? Buono. Prendiamo le arance nostre e ci facciamo il succo d'arancia. Aumentandolo al 20%, la concorrenza dei paesi esteri farà sì che l'arancia la andiamo a comprare in Marocco. Queste sono le altre cose che succedono spesso. Mettiamo una cosa buona, che sarebbe la carta, dentro una schifezza, che sarebbe quello che c'è dentro la carta. E allora queste sono le cose che dobbiamo controllare, e dobbiamo costantemente controllare queste cose, perché questo è il loro modo di agire. Fanno sempre così. Tutti vi dicono che non spendiamo i soldi europei, i soldi della comunità europea, a parte che bisognerebbe spiegargli ogni volta che i soldi della comunità europea sono i soldi nostri, perché noi li diamo all'Unione e l'Unione ce li riporta indietro, quindi non è che sono i soldi, li stampano, no, sono i nostri soldi e non li spendiamo. E la Regione Campania che fa? Siccome non è riuscita a spendere nella programmazione che finiva al 2013, si è inventati grandi progetti, perché li possono spendere fino al 2015. E mo fanno le corse del ciuccio, se non hanno programmato niente. Ma che
cosa vogliono fare questi signori? Quando è che iniziano a fare un pochino di programmazione seria? Ce l'hanno un'idea? Non ce l'hanno, non ce l'hanno. Quando senti Paolo Scaroni, vi parlo di energia perché è un tema interessante, visto che per esempio non lontano qua c'è una centrale elettrica Sparanisa, no? Sapete che hanno fatto una centrale elettrica da 780 megawatt elettrici. Quella centrale è stata fatta da un signore, ma senza fare troppi nomi, da un signore che diciamo molto vicino a uno che si chiama Massimo D'Alema. E il proprietario del suolo dove è stata fatta questa centrale è uno che è molto vicino a Nicola Cosentino. 2 più 2 fa sempre 4 al paese mio. Quindi questo è quello che fa. Bravo. Non è che fanno una cosa diversa, Questo è quello che succede. Quando è venuto Paolo Scaroni, che cosa ci ha detto? Ci è venuto a parlare delle politiche dell'ENI, no? Questo signore che non ci dimentichiamo mai, che è un signore che ha patteggiato per tangenti date al Partito Socialista di Craxi nell'ambito di appalti Enel e che Berlusconi lo volle a capo dell'Enel. La medaglia gli ha dato. Questo signore ci è venuto a dire che i contratti che ha fatto con la Russia per allungare il tempo scadevano nel 2019, sono stati portati al 2037, ha allungato il contratto, ma il contratto è fatto in modo che se tu non ritiri il gas che hai contrattualizzato paghi l'eccedenza per il 30%, cioè su quello che non ritiri paghi il 30%, lo paghi in parte. Allora che ha detto lui? Ok, io allungo il contratto perché quando allungo il contratto quello che non ritiro oggi lo ritirerò domani. E noi ti abbiamo spiegato, scusa, ma che idea hai tu del futuro proprio dell'Europa? Pensi che andremo ancora a gas da qui a 20 anni? E se invece questo gas non ci serve, allora riduco la quantità di gas che importo dalla Libia e dall'Algeria. Dice, scusate, ma non dicevate che volevate diversificare le fonti energetiche? Che cosa state diversificando se vi andate a stringere col cappio il collo in mano a Putin e a Gazprom? Avete una visione strategica? No. Questa è la tragedia, non ce l'hanno, non hanno alcuna visione strategica. E hai voglia di spiegargli, sputarglielo in faccia? Questi signori non hanno il coraggio di prendere una posizione, non hanno il coraggio di scendere una benamato niente. Non hanno il coraggio di scendere niente, perché non hanno una visione che sia da qui a 20 anni, hanno una visione da qui a 3 anni quando devono andare alle elezioni. Ma dove volete andare se non riprendete il coraggio di pensare grande, di pensare oltre? Importiamo i chiusini di ghisa dalla Cina, i chiusini di ghisa sono quelli che stanno sopra le fognature e vogliamo continuare a produrre, parliamo della produzione di auto, come? Di Fiat, di che vogliamo parlare? Quando è che iniziamo a produrre cose diverse? Quando è che rimettiamo in moto un sistema producendo le cose che servono, non quello che non serve? Quando è che spieghiamo alla Comunità Europea che le arance che dobbiamo comprare si comprano in filiera corta, 70 chilometri? Ma non è difficile, non è così difficile. Non possiamo continuare a sovvenzionare non l'oliva prodotta, non l'olio prodotto, ma l'albero di olivo. Che sovvenzioniamo? Non sovvenzioniamo niente, facciamo dei giochetti. Allora quando è che la smettono di pensare in questo modo becero? Dovrebbero avere un po' di coraggio, noi questo lo diciamo tutti i giorni. Ciao. Ciao.